Eccoci qui finalmente. Benvenuti all'ultimo grande spettacolo della stagione. Quasi un anno di partite. Un'escalation di emozioni che culmina quest'oggi con il match dei match. Seguita da più di 300 milioni di telespettatori in tutto il mondo. È questa la partita che tutti vorrebbero giocare. Un vero e proprio spettacolo mediatico che si concluderà con l'incoronazione del club più forte d'Europa. Chissà se ieri notte i giocatori sono riusciti a dormire. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Manca ormai pochissimo. Lo si vede dai volti dei protagonisti che sono maschere di pura concentrazione. Luca, tu qualche finale l'hai giocata. Cosa si prova nei momenti che precedono il fischio del direttore di gara? Sai Fabio, sono attimi in cui la tensione accumulata comincia a diradarsi. Subentra la voglia di iniziare a giocare. Quando l'arbitro fischia poi sei concentrato solo su quello che succede in campo. Minuti e una di queste due squadre entrerà nella storia. Beh, questa è la finale. Entrambe le squadre vogliono la vittoria a tutti i costi. Mi aspetto una partita molto chiusa e tattica fino al primo gol, ma se il risultato si sblocca presto ci sarà da divertirsi. Decide di sfruttare la fascia. Cercano un'azione veloce. Ottimo intervento! Calcio di punizione per il Napoli. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. I compagni sembrano davvero preoccupati per le condizioni di questo giocatore. C'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Zielinski. Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. E qui la posizione era buona. Dovevano sfruttare meglio questa occasione. Mario Rui, pronto dalla bandierina. Sbroglia solo parzialmente. Di Lorenzo. Opta per il lancio lungo. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Il Napoli sta mettendo gli avversari in difficoltà. Vuole chiarire la situazione fin dai primi momenti di gara. Scatta verso il pallone. Decide di non rischiare. Zielinski. Mario Rui. Cerca lo spunto. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Di Lorenzo.
Occhio al tiro! Fuori di pochissimo! Un tiro degno di una partita così importante. Sarebbe stato un gran bel gol se avesse centrato lo specchio della porta. Ecco corner. Va di testa! Perfetta la parata. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. È una squadra che si muove molto senza palla. Grazie a questi movimenti i giocatori hanno sempre diverse opzioni di passaggio e chi ha il pallone non è mai in difficoltà. E in questo modo, piuttosto che tagliare in due la difesa avversaria come fanno molti, provano ad aggirarla. È proprio così. Non devi necessariamente cercare sempre l'uno contro uno, soprattutto se hai giocatori di movimento capaci di smarcarsi velocemente per ricevere il pallone in buona posizione. Qui può partire il contropiede. Alza la palla in profondità verso un compagno. Palla allontanata senza troppi complimenti. Marquinhos prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Niente di fatto, azione interrotta. Si libera la grande. Tenta la conclusione. E c'è il gol del Napoli. Questo gol può essere davvero decisivo. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Qui è molto da apprezzare il movimento a smarcarsi, certo, ma la difesa non è esente da colpe. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Il primo gol è sempre fondamentale, soprattutto se arriva in una finale. Cross di Neymar. Ecco il tiro. Gol, gol, conclusione strepitosa. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca di istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Si riparte di nuovo in parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Se ne va. Conclusione. E il portiere fa il suo dovere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Mbappé allarga il gioco. Messi. Il pallone per Neymar. Ecco un'occasione di contropiede. Cerca un compagno. E passa. Rimane il portiere da battere. Occasione da rete. Allontana il pericolo. Non riesce a mantenere il possesso. Marco Verratti riesce a rubargli il pallone. Mbappé fa avanzare l'azione sulla fascia. Neymar, cross di Neymar. Meret interviene comodamente. Usa le sue doti tecniche. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. C'è l'opportunità per il contropiede. Bell'anticipo, pericolo sventato. Marquinhos. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. Se ne va. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti.
incornata. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Avevano molte opzioni in area di rigore, questo è il modo di attaccare. Una scivolata abbastanza dura. Sergio Ramos. Kimpembe tenta di scavalcare la mediana. Riceve in ottima posizione. Da lì può segnare. Pallone lungo in verticale. Mbappé. Può andare alla conclusione. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Riceve un pallone in pivot e Meret chiude la porta. E arriva alla fine del primo tempo. Il risultato dovrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Finisce il primo tempo della finale, che opinione ti sei fatto? Beh, mi sembra che le squadre stiano dando tutto quello che hanno. In campo c'è una vera battaglia. Tutte e due vogliono vincere e si vede. Adesso potrebbe essere un episodio o una giornata di un singolo a decidere la gara. E così nell'intervallo della partita, finora la conclusione. Spazza il più lontano possibile. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Mbappé sulla destra. Messi. Occasione per il contropiede. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Hakimi. Provano a partire in velocità. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Marco Verratti. Zielinski. Mario Rui. Zielinski. Ottimo dribbling. Mario Rui. La mette in mezzo. Sicuro qui l'intervento del portiere. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Elegante. Prova il cross. Prova a tirare. Tiro davvero da dimenticare. Lorenzo. Noto una linea difensiva alta e un pressing asfissiante, Luca. È vero, la decisione dipende dalla preparazione fisica dei tuoi. Se stanno bene, pressare alti è il modo migliore di recuperare palla e contrattaccare in pochi secondi. Ma il dispendio di energia è importante, Fabio. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione già annunciate, peraltro, qualcuno. Pablo Sarabia avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Ha provato l'azione individuale senza successo, però. Lungo passaggio in avanti. Palla filtrata per Neymar. Bel pallone. Qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Tocco prudente al portiere. Lancio lungo del portiere. Rachmani. Filtra la palla in profondità. Zielinski. Numero! Vediamo se crossa. Mario Rui riceve in posizione. C'è il tiro! Bella questa azione, ma la conclusione non è stata precisa. Il Napoli ha portato tanti uomini in area di rigore, non sono comunque riusciti a realizzare. Coming on the field is
Number 14. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Calcio di punizione per il Napoli. Il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Zieliński cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Ultimi controlli a bordo campo. Passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. L'arbitro interrompe il gioco per permettere una doppia sostituzione. L'assetto della squadra ora potrebbe cambiare radicalmente. Non è vicinissimo, ma chissà, se se la sente fa bene a provarci. Politano! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Mario Rui fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Gioca una palla lunga. Passaggio profondo per Simeone. Da lì può colpire. E c'è il gol del Napoli. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. Napoli. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Sono in vantaggio di un gol. Bella apertura. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Prova a giocarla in profondità. Simeone riceve un bel pallone. Si libera la grande. Ci prova. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Occhio alla conclusione! E sì, trova la rete! Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Si riparte con due gol di vantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Riceve il passaggio. Splendida reazione del portiere! E questa era veramente una grande occasione. Poteva chiudere i giochi, Fabio. Forse è arrivato sul pallone troppo sicuro di sé. Mbappé. Pallone alto nello spazio. Bernard la mette in mezzo. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Zieliński. La gara entra negli ultimi 5 minuti. Prova immediatamente in avanti. Rahmani era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Prova la giocata di misura.
Marco Verratti. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Mette la palla e va a colpire di testa. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Va alla ricerca di un compagno davanti. Tentativo di allungare il gioco. Prova la giocata nello spazio. Politano! Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. La difesa si fa superare troppo facilmente, devono correre di pari. Finisce così, non c'è più tempo. E adesso possiamo dirlo, adesso è tutto vero, una grande impresa, la gioia del tecnico, quella dei giocatori, ma soprattutto quella dei tifosi, per un trionfo atteso dall'inizio dell'anno. Immagini di giubilo e tripudio dei protagonisti che si meritano di vivere appieno il loro momento dopo tanti sforzi. Perché il calcio non è solo spettacolo davanti all'obiettivo delle telecamere, ma anche duro addestramento individuale, nell'ombra. E ora possono gridarlo, siamo noi i migliori.